ci vedo. Sì, questo è un graffio molto probabilmente. Andiamo solo a capire quanto è profondo. È abbastanza profondo. Buongiorno ragazzi, stanotte abbiamo fatto la nottata. Eccolo là. Perché lei è stato graffiato da un gatto nell'occhio e per fortuna non l'ha perso. Stamattina ci hanno dato la risposta che non l'ha perso. Però il taglio è bello profondo. Quindi ha tutta una serie di cure che deve fare per non perderlo. E ora sta con il collare, non riesce a fare nulla, né a bere, né a mangiare, neanche a fare i suoi bisogni. Fortunatamente la mia paura è che perdesse l'occhio. Però ha detto il taglio è bello profondo, è stato fortunato perché non è infetto e dobbiamo curarlo e vederlo e vedere dove ci porta. Però per il momento non l'ha perso, è solo un po' oscurato perché si è fatto tutto l'occhio azzurro. Come se l'avesse perso, ragazzi, ma non potete capire la paura di stanotte. Che c'è, piccoli? Che c'è? Che hai fatto con questo occhio tu, piccolo amore mio? Mannaggia. L'importante è che è tutto risolvibile. Mamma mia, mamma mia. Al male, farò pugni con la febbre per non farla mai salire. Lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire. Sarò sempre accanto a te. Sei vita. Ragazzi, scusatemi se oggi sono stato poco presente, ma purtroppo tengo Leo che non sente tanto bene. Ha avuto un graffio nell'occhio da un gatto e non sta tanto bene. E quando non stanno bene loro, ragazzi, quelli sono come i figli, non sto buono. Cioè oggi non sono sceso, sono stato tutta la giornata a coccolarlo. Chi sta da qua? Sta in coma. Ragazzi, Raya, il dottore gli ha dato l'antibiotico, le gocce da mettere più volte al giorno e non lo posso lasciare proprio da solo. Ho dovuto togliere ho dovuto togliere il collare elisabettiano perché ragazzi non mangiava, non beveva e mi devo stare attento io se si gratta. Non deve grattarsi, però non lo sto facendo. Ragazzi, sto un po' giù e vabbè, è normale. Domani, se sto un po' meglio, ci divertiamo un po' insieme, però per adesso oggi non ho proprio voglia. Vi mando un bacione a tutti.